giornata perfetta sarà. Usciamo insieme ad esplorare. Quante macchine girano già. Facciamo un gioco, ci va. Dove andare non lo so, ma io ti seguirò. Quando resti insieme a me, sono felice perché noi corriamo, in bici andiamo, divertimento assicurato. Ma se inciampiamo, scivoliamo, un pericolo è in agguato. Corri qui, ci raggiungi, forza dai e ci insegni. Sei con noi, tu sei Robocar Poli. Tu sei qui, sempre accanto, ci proteggi in un lampo. Insieme a noi, sempre sarai la sicurezza stradale. Impariamo con te, con Poli. Con papà. Non ti muovere, per favore. Susie, oh? Puoi aiutarmi? Certo! Ehi, papà, quando verrai a fare una lezione a scuola? La verità è che non ho esperienza come insegnante. Ma il papà di Doug è venuto la settimana scorsa. Oh. Eh? Ta-da! È arrivato il momento di fare un picnic! Wow, l'auto sembra nuova, bravo! Grazie, si parte! Ora, Poli! Preparati per la parte bagnata del circuito! Ricevuto! Ora frena! E vai! Poli! Ottimo lavoro! Ben fatto! Vale anche per te, Jin! Sai, mi piacciono molto le nuove gomme! Ora non dovrò più preoccuparmi quando guido sotto la pioggia! Ah? Papà, perché continui a guardare gli specchietti? Beh, figliolo, sono come un terzo occhio. Così riesco a vedere che cosa fanno le auto intorno a me. Ho capito. Guarda, corri prima che il semaforo diventi rosso. Non è una buona idea, figliolo. Se diventa rosso, non riusciremo a frenare in tempo. Ehi, mi hai quasi investito! Mi dispiace tanto. Wow, ci è mancato poco! Quando si corre non è facile fermarsi. Quando attraversate la strada, non pensate che le macchine vi eviteranno. Dovete prima assicurarvi che siano ferme. D'accordo! Presa! Susie, non puoi usare le mani. Buono! E... Cheese! Oh no! A quanto pare è previsto maltempo questo pomeriggio! Vuoi dire che pioverà? Ricordate l'ultima tempesta? È stato davvero orribile. Dovremmo fare dei controlli in tutta la città. Hai ragione. Andiamo a vedere. Oh, che fortuna! Per poco non ci bagnavamo tutti. Non è fantastico essere al sicuro in auto? Wow, papà! È davvero difficile vedere la strada. È vero, figliolo. Sta facendo buio ed è già difficile vedere. In più c'è tutta questa pioggia. In queste condizioni non è facile guidare. I bambini si sono addormentati. State tutti bene? Sì, stiamo bene, Poli! Oh.
Le auto rendono le nostre vite più facili e sono delle ottime amiche. Ma se non le usiamo a dovere, possono metterci in pericolo e diventare dei terribili mostri! Allora, cosa dovremmo sapere sulle nostre auto? 1. Le auto in movimento non possono fermarsi subito o svoltare rapidamente. Se vedete un'auto che arriva a distanza, aspettate che passi. O che si fermi completamente. Poi potete attraversare. 2. Quando si guida sotto la pioggia o la neve, le strade diventano scivolose e le auto possono sbandare. Quando piove o nevica, i guidatori hanno una bassa visibilità. Quindi, se siete a piedi, assicuratevi di camminare all'interno del marciapiede. E 3. Se avete un incidente in auto, potreste colpire qualcosa e capovolgervi. Vi fareste molto male. Quindi, la prima cosa da fare in auto è... mettere la cintura! Non avrei potuto dirlo meglio. L'auto è tornata ed è come nuova! Wow! Sembra davvero nuova, vero? Che bella! La nostra auto è tornata! Tesoro, che ne dici di andare a cena fuori? Sì! Ottima idea!